Io ho sempre coltivato un amore verso, un amore, un interesse, diciamo, verso quello che era la vita quotidiana della mia città, che vedevo che si rispecchiava abbastanza significativamente nel teatro di varietà, nell'avanspettacolo. E ho cominciato, diciamo, come divertimento, perché allora c'era questo credo politico, così, dal quale non si poteva prescindere, e abbiamo cominciato subito dopo le rappresentazioni, durante i seminari, le cose che oggi si chiamano così, allora si chiamava studio e basta, abbiamo cominciato a studiare il teatro di varietà, a riportare certe cose che vedevo a modo mio, fino a quando nel 70 ho fatto uno spettacolo tutto mio che si chiamava Amare.